Buonasera, ben ritrovati a Unica Calcio Lecco, vertigini d'alta quota per il Lecco che perde partita e primato. Blucelesti sconfitti in casa per 2-1 dal Trento, interrotta la striscia positiva che in campionato durava da fine settembre. Mister Luciano Foschi si assume la responsabilità della prestazione negativa dei suoi. Siamo forti, ma dobbiamo giocare sempre con la giusta mentalità, ha spiegato. Sentiamo le sue parole. Abbiamo sbagliato sia l'atteggiamento che tante cose sul primo tempo dal punto di vista tattico, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Abbiamo commesso tanti errori, l'abbiamo pagati con i due gol. Nel secondo tempo siamo stati meglio in campo, abbiamo creato delle situazioni, della verità l'abbiamo creata anche nel primo tempo, abbiamo avuto l'occasione del pareggio, non l'abbiamo fatto, quindi a volte poi sai, gli episodi girano da una parte o dall'altra pur non facendo bene. Mi permetto di dire che comunque sul risultato la responsabilità me la prendo io e i ragazzi non ho nulla da rimproverare, perché comunque come sempre ci hanno dato, hanno cercato di dare, volevano a tutti i costi dare una soddisfazione al nostro pubblico, al presidente che ci teneva particolarmente. Purtroppo oggi non ci siamo riusciti, non dobbiamo fare altro che leccarci le ferite in questi giorni. Da martedì ripartiamo e cerchiamo di preparare al meglio la prossima gara, che sappiamo che è difficile come lo sono tutte, ma dobbiamo ripartire e ritrovarci, insomma. Questa squadra, io lo dico e lo ribadisco oggi che ha perso, è forte, cioè il Lecco è forte, è una squadra forte che magari a fine anno si salverà, però è forte, deve entrare nella testa dei giocatori che sono più bravi di quanto non abbiano fatto fino adesso, e lo dico dopo 7 partite in cui abbiamo fatto 16 punti, che di media se ne facciamo altri 16 in 7 probabilmente siamo là davanti, no? Allora io dico, questa squadra deve convincersi delle proprie qualità e della propria forza, perché secondo me ancora non siamo così convinti, e continueremo a lavorare affinché ci renderemo conto, affinché i ragazzi si renderanno conto, ma, e devo dire che in questo lavorano, non posso dire niente, però forse ci manca quel pizzico non so definirlo che cos'è, però dobbiamo essere ancora più convinti, perché è che non dobbiamo essere presuntuosi. È questo quello che voglio dire. Io la mia paura di oggi era proprio quella di dire non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Gliel'ho detta ragazzi, se noi andiamo in campo pensando di sbranare gli avversari, di vincere perché siamo primi, sbagliamo tutto, ci mettono in difficoltà chiunque, anche gli allievi. E secondo me il primo tempo da quel punto di vista lì un po' l'abbiamo sbagliata, ma non per eccesso di zelo, passamela, perché volevamo a tutti i costi regalare una soddisfazione al nostro pubblico, e questo c'è tutta la settimana che parlavano di noi, per eccesso di zelo abbiamo pagato, ne abbiamo pagato perché non siamo riusciti, ecco, dobbiamo ragionare su questa cosa qua, e quindi per carità va bene, ma dobbiamo ricompattarci, dobbiamo ripartire, siamo coscienti che da martedì si riparte per preparare una partita molto, molto difficile, però dobbiamo renderla difficile anche agli altri. Dunque si interrompe la corsa del Lecco dopo 5 risultati utili consecutivi, un pareggio e 4 vittorie. Blucelesti cavalcati in classifica dalla Renate, raggiunti da Pordenone e Novara. Vediamo insieme dunque i risultati e classifica di questo turno nel girone A di Serie C. Minoleffe Juve Next Gen 1-1, Ferralpi Salò Renate 1-4, Vicenza Provercelli 2-3, Novara San Giuliano City 1-0, Pergolettese Pordenone 1-5, Prosesto Propatea 2-1, Triestina Mantova 2-1, Verona Arzignano 0-0, Piacenza Padova si gioca questa sera. La classifica provvisoria che vede il Renate in testa con 22 punti, seguono Lecco, Pordenone e Novara con 20, Ferralpi Salò 19, poi un gran gruppo a 17 punti, Provercelli, Vicenza, Arzignano, Padova e Prosesto, a seguire tutte le altre, fino alla Piacenza che occupa ancora l'ultimo posto con 4 punti. Arrivato a tempo ormai scaduto il primo gol in campionato per l'attaccante 31enne Luca Scapuzzi, arrivato in estate dalla Prosesto, cresciuto nelle giovanili del Milan, poi passato alla squadra B del Manchester City, infine il ritorno in Italia al Como. Dopo la squalifica di Eusebio è diventato la prima alternativa a Pinzauti. Sentiamolo allora dopo la partita.
Al di là che far gol fa sempre piacere, mi spiace perché anche mentre mi scaldavo avevo la sensazione che facendo un gol anche a 10 minuti alla fine la partita si poteva rimediare. Purtroppo non è andata così perché mancava veramente pochi secondi, quindi non si è riusciti a rimediarla. Resta che comunque la squadra ci ha provato fino all'ultimo secondo e dobbiamo prendere questo di buono anche in una giornata difficile. E niente, ripartiamo, andiamo avanti. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà a rimanere corti, sì, sicuramente a rimanere aggressivi, però l'avevamo preparata bene, non siamo riusciti a mettere in campo forse tutto quello che avevamo preparato. Loro hanno trovato questi due gol nel primo tempo, di cui uno allo scadere, quindi siamo andati in difficoltà. Non credo che sia mancata umiltà, nel senso che noi la partita l'abbiamo poi preparata bene in settimana. Non abbiamo fatto una brutta partita, sicuramente ci è mancato qualcosa, abbiamo fatto degli errori sui due gol subiti e questo è un campionato dove comunque quando vai sotto poi si fa fatica a recuperare. Infatti tutte le altre partite che siamo andati in vantaggio poi le abbiamo portate a casa. Niente, dobbiamo comunque prendere insegnamento da quello che è successo oggi e ripartire. Sono a disposizione del gruppo come lo siamo tutti, è un gruppo dove anche il mister ha dimostrato di rendere tutti partecipi e quindi bisogna farsi trovare pronti, che sia dall'inizio, che sia partita in corso, perché poi soprattutto giocando davanti anche un quarto d'ora può fare la differenza. Oggi sono riuscito a fare gol, altre volte ci ero andato vicino e niente, io sono a disposizione come lo siamo tutti, quindi siamo tutti... Non dico sullo stesso livello, ma il mister ha dimostrato anche settimana scorsa di fare dei cambi durante una partita, addirittura quattro cambi dall'inizio e la partita l'abbiamo vinta. Quindi sicuramente è un gruppo che ha tantissime armi e davanti sì siamo in tanti, ma come lo siamo anche in tutti i reparti. Quindi è una sana competizione che ci può portare solo delle cose positive. Rilecco a due partite davvero complicate, entrambe in trasferta, vediamo insieme la grafica dei prossimi impegni del Lecco. Pordenone Lecco, domenica 6 novembre alle 17.30, poi ancora in trasferta Feralpi Salò Lecco, sabato 12 novembre alle 17.30, entrambi due scontri da altissima classifica. Poi in casa Lecco Piacenza, sabato 19 novembre alle 17.30, Triestina Lecco, domenica 27 novembre, poi Lecco Renate, altra partitissima. A fine mese, mercoledì 30 novembre. Per ora è tutto, io vi do appuntamento a lunedì con Unica Calcio Lecco. Buona serata!